Buonasera, mister. Stasera, mister, vittoria strameritata, una prestazione veramente matura da parte dei suoi ragazzi. Sì, penso che hai detto bene. La squadra è sempre stata in partita contro un avversario non semplice perché è molto tecnico, hanno un ottimo palleggio, quindi non è semplice fare la fase di non possesso, però i ragazzi sono stati molto bene in campo, abbiamo vinto una partita molto molto importante che ci permette probabilmente dopo tanto e tantissimo tempo, forse troppo, di ritornare agli ottavi di finale. Mister, uno dell'Inter ha sempre vinto il premio Uomo Partita in questa edizione di Champions League. Stasera è toccato Edin Dzeko, deve essere molto fiero di questo. No, sono contento, al di là dei riconoscimenti personali, sono contento per il gruppo perché sono ragazzi che lavorano molto bene, che si aiutano, che stanno facendo un buon percorso, è ancora lunghissimo, adesso dobbiamo cercare di recuperare energie e forze per la partita che ci aspetta sabato. Prossima da te, Marco. Sì, buonasera mister, Ciao complimenti per la Marco, grazie. gara, la vittoria. Io ho sottolineato, ho visto tanti aspetti positivi della partita di questa sera, della prestazione dell'Inter di questa sera, però mi sono soffermato, ci siamo soffermati così, in evidenziare proprio a livello di testa, di mentalità, una crescita proprio di consapevolezza, di maturità da squadra importante, da squadra vera, che ha saputo fare una partita anche creando tanto, ma sapendo anche quali erano le qualità, le difficoltà che potevano emergere dallo Shakhtar, quelle che erano le qualità nel palleggio loro. Ho visto fare una partita anche dal punto di vista tattico molto attenta nel chiudere gli spazi interni, lasciare magari le giocate esterne dove loro magari danno meno fastidio. Passa tanto da questa evoluzione anche a livello tattico, nel non possesso palla, anche l'evoluzione di un giocatore, secondo me, che ha fatto una grandissima partita stasera, che è cresciuto tanto anche a livello tattico come Çalhanoğlu. Beh, senz'altro, io penso che abbia fatto un'ottima gara come tutti i suoi compagni. Sapevamo che con lo Shakhtar non è mai semplice perché ti aspettano fino in ultimo, ti palleggiano, però la squadra è stata sempre in partita, meritando questa vittoria. Mister, l'ultima è da Walter Zeng che è in collegamento da Dubai, se non vado errato. Esatto, Ok, ciao ciao Simone. Walter. Ma non è una domanda, sono tre Ciao. considerazioni veloci. Allora, la prima, il Real Madrid sta vincendo 2-0, quindi sei contento. E quindi questa ti faccio sorridere, sta vincendo 2-0. La Sì, seconda. questo me l'avevano detto. Vabbè, ok, allora faccio finta di non avertelo detto. La seconda, il gol di Dzeko, il primo. Bisognerebbe farlo vedere a tante persone perché Dzeko recupera palla 5 metri fuori dall'area di rigore e va a concludere dopo un cross di Perisic e un tiro al volo di Darmian nell'area avversaria. E questo è un tuo marchio di fabbrica e a me piacerebbe rubarti qualche idea. La terza considerazione è per noi comuni mortali, ci dici come gestisci giovedì, venerdì prima della partita di sabato col Venezia? Il programmino che fai? Mai fatto delle ottime considerazioni come sempre, Walter. Per quanto riguarda Dzeko, penso che insomma conosciamo tutti che giocatore sia. È stato bravissimo sul primo gol, e poi sul secondo è stato bravo a smarcarsi. È stata un'ottima azione. È stato bravissimo Perisic e tutta la squadra. Per quanto riguarda arrivare a sabato, sai, è la terza partita in 6 giorni. Solitamente non accade, ma dato che calendari sono stati fatti senza nessun problema. Cercheremo domani di recuperare chi ha giocato, gli altri farò fare un buon allenamento e poi nella giornata di venerdì cercheremo di preparare un qualcosina più al video rispetto al campo perché poi abbiamo il viaggio fino a Venezia e poi sabato sera avremo la terza partita in 6 giorni. Perfetto, Simone, ci Grazie vediamo a mille, bere un mister. caffè come al Grazie. solito. Va Ci vediamo bene, presto a bere un perfetto. caffè Ciao, come al grazie, buona solito. Ciao, serata. grande. Ciao, ciao. Grazie, saluto a studio. Ciao, ciao.